Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per scartare, per mangiare insieme la casa di American Crunch, penso che si pronuncia così, di American Crunch. Quindi andremo a scartare la casa della Befana come primo step e poi la andremo a mangiare. Penso che sia uno dei momenti più belli. Allora, Hostess Capo sarebbe il Twinkies, questo qua, che già provate, non mi sento più. Poi questi Fluffy Stuff Cotton Candy della Charm, non so se si pronuncia così. Questo qui l'abbiamo trovato anche nel calendario dell'avvento, se non mi sbaglio, quindi oggi lo proveremo. Poi cookies M&M's, Madonna, raga, adoro, adoro, adoro. Raga, questi, se non mi sbaglio, non li ho mai provati. Birthday party. No, beh, sono troppo felice. Siamo già quasi alla metà. Pop Tarts chocolate chip. No, vabbè, queste le riscalderemo pure, prenderemo le riscaldiamo, perché so che riscaldate sono molto più buone. Reese's, vabbè, raga, queste qua, i pezzi tipo quello crunchy, non so come cavolo si pronuncia, però questo dove ve le faccio vedere quando poi vado a sceglierle. Oh, Marshmallow della Kellogg's, scusatemi le mie pronunce, ma sono nata in Italia. Questa già ce l'ho, Hershey's Candy Cane, che no, Candy Cane, sì, Candy Cane. Questa qui uscì nel calendario dell'avvento, sempre dello stesso sito. Poi anche queste, Harry Potter, comunque sono delle caramelline. Poi questi sono i pesciolini, questi qui li abbiamo assaggiati in una challenge americana, una delle prime challenge, ve la lascio giù nell'info box, ed erano questi pesciolini a caramella, che come sempre le caramelle le conserviamo per il pomeriggio. Raga, sono sempre caramelle all'uva. Raga, sono, penso, caramelle al peperoncino. Cinnamon e cannella, red hot, quindi cannella e sicuramente peperoncino sarà. Poi proveremo. Poi Reese's, questi qua, campanellina. Candy cane, che hanno già quando l'hanno trovato in tuo calendario, ve lo lascio giù in info box. Questa l'abbiamo provata, raga, andate a vedere anche il sacchetto di cibo Zanno, ve lo lascio giù nell'info box. Questa qui è la caramella ad arancia, ma ve le faccio vedere, ragazzi, nel dettaglio. Anche questo l'abbiamo trovato nel calendario. Candy cane, testi pop. Anche questo, Mike and Like, sono tipo caramelline a tutti i frutti, solo caramello praticamente. Reese's 3 Peanut Butter al Valberello. Gli M&M's al Crunchy Caramel. Poi Milk Way. Mamma mia, raga, questi sono buonissimi. Questo lo provai nel calendario dell'avvento dell'anno scorso degli M&M's. Mamma mia, raga, fenomenale. Comunque, un po' troppe caramelle. Happy Hippo della Kinder. L'ultimo sarà il verde a campanella, eccolo qua. Iniziare da questo qui della Hostess. Lo sapete che è molto più buono rispetto all'ultima volta. Poi io pensavo che fosse crema oppure crema al latte, no? Di solito nei flauti. Invece no, mi avete detto che è marshmallow qui dentro. Cioccolatini Reese's. La stessa cosa, però questi qua rispetto al Reese's, non so perché, forse c'è un po' di cioccolato in più, non lo so, è un po' più buoni. Così lo consiglio a mia sorella, come sempre. Cookies M&M's, edizione natalizia. Ci sono spesso nei miei video americani.
colazione andata, noi ci vediamo penso direttamente dopo con il pranzo perché comunque sono le 9:50, quindi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Qua con il pranzo, sì, raga, mi vedete completamente con un altro outfit perché praticamente da poco mi sono allenata e la fame veniva prima di un cambio di look, quindi mi sono allenata con la mezza manica e mi sono messa un attimo una felpa. Iniziamo con i Pop Tarts al cioccolato, li ho riscaldati un po', infatti sono super morbidi. Vediamo, raga, hanno un profumo di cioccolato. Ok, M&M's al caramello, non dico assaggiamo perché a me le conoscete meglio di me. Non mi fanno impazzire. Io preferisco i classici, buoni ma non buonissimi. No, infatti non me li conosco. Assaggiamo Candy Cane, Hershey's. Oddio, come sa di menta, di... Sì, di menta. Vedi, ve la faccio vedere. Cioè, raga, sa praticamente di menta. Io penso sia cioccolato bianco e menta. Molto sottile. Sapete che è sfiziosa proprio? Mi lascia quel retrogusto di menta. Ok, io non amo la menta. È sfiziosa, ci sta tantissimo. Ci sta un botto. Buona. L'ho molto sottovalutata. Veramente buona e particolare. Anche dopo, quando finiremo, alcune le escludiamo perché ci sono alcune caramelle inutili aprirle mo' che non le mangerò. E buttarle perché una cosa che le spezzo con le mani, una cosa che ci metti la bocca vicino. Mangiamoci il Reese's Peanut Butter. Mai provato perché l'altro che uscì non so dove in un calendario dell'avvento non l'ho ancora aperto, ce l'ho lì nella scatola. No, vabbè, ma che bellino a forma di alberello. Esternamente non è, come devo dire, duro, quindi è un po' duro, sì, è morbido, quindi è ancora più quella cosa. Se fosse stato fuori un po' più duro, una bomba. Invece sta cosa morbido con morbido. Il Happy Hippo alla nocciola. Stacchiamo la testa dell'ippopotamo. Oh. Ma quanto sei bello. Non ti devo mangiare, mi dispiace. Ma proprio tanto, mi dispiace. È colpa loro, non mia. Burino. Vado ad escludere le caramelline di Harry Potter, perché neanche no. Perché queste qua ci voglio fare un video, non lo so, una cosa sfiziosa, oppure le darò alle mie cuginette e ci divertiamo un po', non lo so veramente, comunque due confezioni di questo qua. Poi la stessa cosa per questi perché le trovo abbastanza inutili, Mike and Like, abbiamo altre caramelline più sfiziose da provare. Poi Candy Cane, stessa cosa per il solito discorso di prima, e poi questo, Lecca Lecca al Candy Cane, stessa cosa. E quindi raga, niente, io questi vado a mettere nei sacchettini che poi darò alle mie cugine, eccetera. E noi ci vediamo dopo con la merenda, ovviamente super caramellosa. Io direi di iniziare con questo zucchero filato. No, vabbè.
meglio, ma è buonissimo. Vedete che sembra? Sembra lo zucchero filato, quelle lì nelle feste, uguale. Ok, andiamo avanti con i pesciolini, raga. Io mi ricordo che questi qui sono talmente duri. Sono così, i pesciolini rossi. Ma no, sono più morbidi. Sanno di denti proprio. Mangiamoci questo qui della Milk Way. Ma no, questo è buonissimo. Assaggiamo questa qui, no? Quella all'arancia. Era più buona. Se arrivate il video di ieri, andatelo a vedere. Andatelo a vedere. Red Hot, the original cinnamon flavored candy. Sono proprio rosse. Un botto forti. Poi questo accostamento con la cannella, no raga. Ok, questa qui non so se è una gomma o una caramella. Love and Later. Uva. Qui super viola. Ma che schifo. Orribile. Cioè raga, non sa di uva. Rieccomi a quest'ora sempre con doppia felpa perché di qua si muore di freddo. Allora raga, sono un po' indecisa e avevo fame, quindi penso di mangiarmi questo Reese's qua. Reese's, questo qua all'interno c'è il burro d'arachidi sciolto e poi anche i pezzi di arachidi ovviamente, ma è sempre la solita versione, però questo qui era buono. Tipo questo è buonissimo. Mi chiama tanto questo. Sì raga, me lo mangio e poi dopo verso le 8:30 concludiamo con un paio di Oreo e assaggiamo questi qua. Non mi ispira troppo, cioè io già l'ho assaggiato questo qui. Marshmallow. Cioè raga, questo è buonissimo. Così se le trovate in qualche negozietto, online, o quando fate un ordine, prendeteli perché sono veramente buoni. Alla fine è il riso soffiato. Anche torta di compleanno è buonissima. Eccolo qua. Oh, mamma mia che profumo. È buono perché si scioglie in bocca. Aperitivo andato, noi ci vediamo tra qualche ora verso le 8:30, adesso io reso sulle 6:30, verso le 8:30 e ci mangiamo un paio di Oreo al torta di compleanno, birthday party. Cioè raga, io non vedo l'ora, adoro. Vi ho fatto già vedere prima gli Oreo al birthday party, cioè da qua è birthday cake. Birthday cake. Come sono uguali? Dovremmo aprire dentro? Sei pregata di spegnere questo telefono però, ok? Nel rispetto di chi ti guarda. Ok. No, raga, alla fine ci sono pochissimi corallini. Vabbè, assaggiamo. Non tanto. Buoni. Molto particolari. Lo sapete cosa percepisco? Non so come. Un po' di caramello. Raga, sapete che non sono i miei biscotti preferiti? Però li preferisco a quelli normali. Li ho sempre voluti provare. Eccoli li ho provati. Non vi faccio video dentro perché raga, praticamente sono bianchi. Ci sono solo alcuni corallini, ma vabbè.
pochi, proprio per il sapore della crema, che è completamente diverso. Ultimo biscotto. Sono veramente spettacolari e mi sono piaciuti molto. Devo dire che alla fine, a conclusione di questa calza, visto che abbiamo mangiato tutto, devo dire che conviene per chi non ha acquistato il calendario dell'avvento, ma per chi come me ha già acquistato il calendario dell'avvento non ne vale la pena. Perché pensate che quasi la metà dei prodotti li trovate anche nel calendario dell'avvento, quindi alla fine è un po' inutile. Però devo dire che alla fine costa 30 euro e sì, ne vale la pena. Alla fine comunque abbiamo trovato prodotti che comunque a prezzo pieno, acquistati singolarmente, sono prodotti che comunque costano. Quindi però anche oggi sono soddisfatta da questa calza, da questa challenge. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!